Bentrovati alla seconda edizione del TG6, nuova seduta di Consiglio Comunale per il Comune di Pescara. Si punta all'approvazione del bilancio preventivo, saltato l'accordo del 31 gennaio. Ora il sindaco Marco Alessandrini richiama l'opposizione alla responsabilità pubblica. Francesca Romana Testi. Ancora senza approvazione il bilancio preventivo del Comune di Pescara, superato il termine del 31 gennaio che avrebbe permesso l'utilizzo immediato delle casse pubbliche, utili all'indomani della grande ondata di maltempo per mettere subito in opera le operazioni di ripristino della viabilità. Oggi si punta ad una nuova seduta che tenterà di trovare un accordo tra opposizione e maggioranza. Lavoriamo affinché l'abemus papam si manifesti il prima possibile per le ragioni che ha appena esposto, cioè il fatto che approvato il bilancio comunque parte una programmazione che come primo bersaglio dovrà mirare naturalmente alla manutenzione delle strade così pesantemente incise dal maltempo di gennaio. Tanto per avere un'idea, danni che una prima stima ammontano a 1,2 milioni. Siamo prossimi a definire appunto un accordo complessivo che valga a consentire in qualche modo una votazione su un bilancio che è importante per la città. Resta naturalmente il rammarico di aver scavallato inutilmente la soglia del 31 gennaio con i benefici premiali che sono stati persi, ma è chiaro che noi attiveremo immediatamente dopo aver approvato il bilancio ogni interlocuzione parlamentare per lavorare su una eventuale proroga di questo termine, considerando che noi siamo un territorio in cui la furia della natura si è fatta sentire molto nel mese di gennaio e quindi possono ricorrere le condizioni per una proroga straordinaria dei termini. Invita la responsabilità pubblica al sindaco Alessandrini. L'opposizione aveva tenuto a precisare che la mancata approvazione lo scorso 31 gennaio era motivata dalla richiesta di spostare i fondi destinati ad opere come il mercatino etnico ad altre voci più urgenti per la città. Questo è stato un, appunto un vessillo ideologico sventolato in nome e per conto appunto di una politica muscolare che ha arrecato, penso, dei danni alla città di Pescara. Il mercatino etnico è una questione senz'altro sensibile, ma risponde ad un'esigenza santificata già da mesi dal Consiglio Comunale, che individua in quella sede, quella del terzo sottopasso della stazione, la migliore allocazione possibile per una questione che esiste. Io penso che la politica oggi non possa affrontare i problemi negandoli, facendo finta che non esistano, figuriamoci poi strumentalizzandoli, ma bisogna dare risposte concrete e quella è la miglior risposta concreta possibile. Acceso Consiglio Comunale invece a Farindola, dove è stata votata una mozione per chiedere di mettere in campo azioni per la salvaguardia dell'immagine del paese. I colleghi di Vestina News. Sindaco, un consiglio comunale molto toccante, all'ordine del giorno un punto molto importante, la tutela dell'immagine del Comune di Farindola, che le fa onore. Sì, c'è molta commozione in tutta la comunità perché stiamo ancora vivendo giorni difficili e chiaramente passare per i colpevoli di turno questo non lo possiamo accettare. Farindola, come ho detto più volte, è la 30ª vittima di questa sciagura, sarà difficile ripartire, sarà difficile dare un futuro ai nostri cittadini e ricreare tutto quello sviluppo che Roberto e la sua famiglia avevano portato su quell'hotel. Non ci stiamo a passare come capri espiatori perché noi vogliamo la verità. Se ci sono delle responsabilità è giusto che vengano approfondite e accertate in sede giudiziale, ma non possiamo subire processi mediatici di cui non siamo assolutamente responsabili. Un passo molto importante del suo discorso è stato proprio quello su Roberto, una persona che dovrebbe essere ricordata da tutti perché ha portato a Farindola veramente tanto amore e posto di lavoro per tutti i giovani ragazzi. Roberto è stato un luminare per Farindola perché è partito dal nulla per realizzare un paradiso e ha lottato veramente contro tutti, a volte anche contro le istituzioni, contro la provincia per avere la pretesa di una strada pulita e la pretesa di una viabilità adeguata a quello che lui stava realizzando. Ed è partito dal lontano 2009 realizzando questa struttura e nel tempo è riuscito a farla conoscere per bellezza e qualità. La situazione a Farindola logicamente resta critica. Come sta andando avanti la situazione e che cosa sta facendo il Comune? La situazione resta critica per le numerose frane che stanno avvenendo in questo
in questi giorni. Abbiamo l'SP10 interrotta prima del centro storico e che crea notevolissimo disagio. Altre situazioni di pericolo che saranno approfondite nei prossimi giorni. E lentamente sta rientrando la dorsale elettrica con la sostituzione dei gruppi elettrogeni e il ritorno da linea. E per quanto riguarda la situazione frana, coinvolge in maniera drastica anche la rete idrica e quindi con disservizi, specie per la vallata. Il dissesto idrogeologico sta facendo crollare definitivamente la collina di Contrada Mezzanotte a Teramo. Una frana ha portato via strade comunali e sono in pericolo attività agricole e abitazioni. I residenti, dopo anni di inutili segnalazioni al comune, hanno deciso di denunciare il disastro alla Procura della Repubblica di Teramo. Tania Bonnici Castelli. Una fine annunciata ormai da 10 anni. La collina di Contrada Mezzanotte, a pochissimi chilometri dal centro di Teramo, sta crollando definitivamente, portando con sé terra, pali della luce e strade comunali, a breve anche abitazioni. Un vero disastro, previsto però dai residenti che da oltre un decennio continuano a segnalare al comune di Teramo perdite d'acqua copiose che allagano e distruggono le coltivazioni, oltre ad una atavica mancanza di manutenzione dei fossi che provoca il dissesto della rete viaria. Nulla di strutturale è stato mai fatto in questi anni per evitare lo smottamento imponente di oggi, nonostante il pericolo fosse dietro l'angolo. E così i cittadini di Mezzanotte hanno deciso di sporgere denuncia per disastro colposo alla Procura della Repubblica di Teramo. Noi, oltre che a denunciare, a scrivere a questi signori che non si degnano nemmeno di rispondere, non a venire a vedere che succede, ma manco rispondono. I signori sono il Comune di Teramo. Comune di Teramo, la Regione, la Provincia, il Prefetto. Io ho scritto a tutti quanti. Qual è l'origine di questa frana? L'origine di questa frana è l'abbandono totale del territorio. Guardi un po', questa è una strada comunale, in che condizioni doveva finire l'acqua? È inutile che poi giù sotto scavano giornate intere con la ruspa. Il problema è risolto a monte, all'origine. Ho detto che mandassero un geologo a vedere perché qui ci sta sempre l'acqua. Qua è una zona piena d'acqua, per quale motivo? Alla fine avete scritto alla Procura della Repubblica. Sì, ieri mattina, sperando, non sapendo più a chi rivolgersi, che qualcuno viene a darci la mano, perché io non so se oggi posso rientrare a casa. Lei è anche una persona anziana a casa. Mia madre, 95 anni. Che non può ricevere le giuste cure. Che stamattina l'infermiere dell'ADI non ha potuto, perché la strada purtroppo non gli consente di... O dovevo scendere col trattore a prenderla, ma la medico io, 40 anni di infermiere, la faccio io volontario. Hanno bisogno di tanta breccia i residenti di Contrada Mezzanotte di Teramo per poter uscire dalle proprie abitazioni e chiedono aiuto alla Protezione Civile. E questa mattina a Teramo, sulla ferrovia, nei pressi dell'entrata del cimitero Cartecchio, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Si tratta di Mauro Fraticelli Teramano, di 55 anni. Il servizio. L'allarme è scattato questa mattina alle 9, quando un'anziana signora, entrando al cimitero Cartecchio di Teramo, ha notato un cadavere lungo la linea ferroviaria. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile di Teramo e insieme al medico legale hanno constatato il decesso dell'uomo. Si tratta di Mauro Fraticelli, teramano, 55 anni, sposato e dipendente di banca. Sarebbe arrivato sul luogo con la propria autovettura regolarmente parcheggiata. Il corpo non presentava lesioni da investimento e nessuna segnalazione del genere è stata fatta dalle Ferrovie dello Stato. Si ipotizza che il treno l'abbia potuto solo sfiorare. Intanto si pensa ad un suicidio, ma si potrebbe trattare anche di una distrazione fatale. E grazie all'approvazione del decreto Sblocca Italia è stata sottoscritta la convenzione tra Regione, ERSI, che è l'ente regionale servizio idrico integrato, e ACA, per dare il via al progetto di adeguamento e ottimizzazione del depuratore di Pescara, che sarà finanziato con 8.500.000 euro. L'atto di concessione tra i tre enti è stato approvato dal CDA dell'ACA ieri, che ha già espletato la gara d'appalto e sarà in grado di perfezionare il contratto con la
dell'Associazione Temporanea di Imprese a cui sono stati aggiudicati i lavori Almacis, De Cesaris e Entei S.P.A. entro la metà del mese di febbraio. Si tratta di un importante e decisivo passo in avanti per il miglioramento del sistema depurativo e della qualità delle acque di balneazione in vista della stagione estiva. I lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione, che potrà così ricevere un carico maggiore di reflui anche in presenza di piogge consistenti, saranno avviati entro la fine del mese una volta definiti gli aspetti contrattuali che sono divisi in tre tronconi. 1. La realizzazione di una nuova linea di trattamento biologico. 2. La realizzazione di una nuova sezione di pretrattamento dei reflui. E 3. Lavori di riqualificazione ambientale. Il potenziamento del depuratore finanziato con lo Sblocca Italia costituisce il tassello fondamentale per migliorare l'efficienza tecnica dell'impianto e per garantire lo stato di salute delle acque del fiume e del mare. Polemiche all'Aquila per il ridimensionamento della sede ANAS dopo la riorganizzazione a livello nazionale che penalizzerebbe il capoluogo di regione. Il sindaco Cialente alza la voce. Filippo Tronca. Io so che forse noi pagheremo il prezzo più alto, perché è sulla nostra aspettativa. Allora, cominciamo con i segnali veri, se è vero che il governo Gentiloni, i ministri, tutti quanti credono tanto in noi. Questo coordinamento della sede ANAS portate all'Aquila. Ci abbiamo una sede più moderna dell'ANAS in Italia, appena rifatta, bellissima, e portatela qua. Così un furibondo Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, che considera uno schiaffo ed anzi una pugnalata alle spalle la riorganizzazione nazionale dei compartimenti ANAS, che in un'ottica di razionalizzazione generale su tutto il territorio nazionale ha accorpato l'Abruzzo alla macroarea Abruzzo-Molise-Puglia, la cui direzione è a Bari. Il che significa anche ridimensionare la nuova sede aquilana della direzione regionale ANAS, edificio all'avanguardia realizzato nel post remoto al posto di quello sbriciolato dal sisma in via 20 settembre. Noi diventiamo molto periferia dell'impero, in particolare l'Abruzzo interno. Abruzzo interno ed Abruzzo, che con questi accorpamenti che si sono fatti dell'Enel, di Terna, la scarsa attenzione di Telecom e di altre società, in questo momento è stata abbandonata a se stessa al punto tale che noi abbiamo avuto la vergogna di più di una settimana di gente senza corrente. Noi abbiamo una vergogna, c'è proprio un abbandono in questo pezzo del territorio che io chiedo scusa, vidi anche per i ritardi con i quali arrivarono le truppe, ma parlo anche di figure importanti dello Stato, da Amatrice. Il comitato che sostiene i punti nascita di alcuni ospedali d'Abruzzo chiede lo stop alla chiusura in considerazione dell'emergenza maltempo, un provvedimento ad hoc come quello presentato per lo stop alla chiusura dei tribunali periferici. Paolo Renzetti. Noi abbiamo incontrato molti consiglieri ai quali dopo la chiusura del commissariamento sanità è tornata l'azione politica e decisionale. Chiediamo noi che il piano sanitario che taglia l'H24 sul pronto soccorso, che ha chiuso i punti nascita e ha provocato una deflagrazione pesante sul sistema sanitario, venga sospeso come atto di rispetto e di inserimento del settore di sanità nella legislazione emergenziale. L'Abruzzo attende risposte attraverso la giustizia, così è accaduto sui tribunali minori la sospensiva, e attende risposte soprattutto la città che in questo momento viene colpita. Noi abbiamo avuto come firmatari della situazione Tagliacozzo, Guardia Greli, Ortona e anche altri come Atri, e questi 5 punti di primo intervento, in particolare Tagliacozzo, Pescina, Guardia Greli, Gissi e Casoli, subiscono a giudizio del piano una chiusura. Però il Tribunale di Pescara, il TAR, sezione staccata Pescara, ha già concesso la riapertura di Gissi. Quindi il piano del Presidente, che in questo momento viene impugnato da Tagliacozzo attraverso il TAR Abruzzo, da Guardia Grele e Ortona attraverso il ricorso al Capo dello Stato, dimostra che la gente dice no, soprattutto adesso in fase emergenziale, dove veramente per gli ultimi, per i più poveri, è necessario.
Un aumento localizzato del grado di pericolo valanghe sino a forte 4 viene segnalato sull'area nord-orientale del Gran Sasso dal bollettino Meteomont. Le precipitazioni attualmente in atto e quelle previste per le prossime 24 ore, nevose sin dalle quote medie, potranno raggiungere forte intensità sull'area indicata con cumulate di 60-100 cm a 2000 metri di quota. In presenza di tale situazione, caratterizzata da avverse condizioni meteorologiche in atto, le attività al di fuori delle piste battute e segnalate sono quindi sconsigliate. All'Aquila gli studenti del liceo Cotugno non torneranno in aula a pettino, ma faranno i doppi turni presso l'ITIS. Giorgio Alessandri. Il controordine è arrivato nella serata di ieri. Gli alunni del liceo Cotugno non torneranno oggi in aula come previsto dopo la chiusura dello stabile di via Da Vinci per i controlli statici che si sono svolti per una decina di giorni sui vari corpi dell'edificio. Ad annunciarlo sono stati il sindaco del capoluogo Massimo Cialente ed il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis in relazione allo stato in cui versa l'edificio e alle polemiche innescate in seguito al terremoto del 18 gennaio scorso. Da domani dunque le lezioni riprenderanno ma in doppi turni a partire dalle 14.30 presso la sede dell'ITIS nella zona di Acquasanta. Non si sa ancora per quanto tempo i 1200 studenti e studentesse del liceo saranno costretti a frequentare la scuola nelle ore pomeridiane, ma a quanto si apprende la situazione non durerà meno di qualche settimana. La decisione è scaturita perché è necessario analizzare e approfondire i rilievi statici effettuati nei giorni scorsi in seguito alle verifiche di prova statiche volte a certificare la vulnerabilità dell'edificio a pettino. Le prove del Cotugno sono andate bene, ha evidenziato Cialente, ma bisogna approfondire i dati raccolti e farli esaminare da tecnici specializzati in base a protocolli standardizzati. Contemporaneamente non possiamo far perdere altri giorni di scuola ai ragazzi, perciò andranno all'ITIS, un edificio sicuro. Le lezioni andranno avanti fino alle ore 19:30 e verranno garantite delle corse dei bus dedicate. Ed ora passiamo alla pagina sportiva, prosegue la preparazione dei biancazzurri in vista del match di domenica prossima in casa del Torino. Oddo spera di recuperare almeno Vaebek, qualche possibilità per vedere Bovo in panchina fra i Granata, Senti, Rossettini e Baselli. Il servizio. Al lavoro in silenzio, cercando di recuperare un pizzico di serenità dopo gli ultimi accadimenti. In casa biancazzurra il clima non è certamente dei migliori e probabilmente bene ha fatto questa volta la società ad isolare la squadra nell'eremo del Poggio degli Ulivi per far ritrovare anche quella vis pugnandi necessaria a chiudere la stagione in un certo modo. Domenica prossima in casa del Torino si presenterà un Pescara ancora incerottato, due i dubbi in particolare che assillano il tecnico Massimo Oddo. Il riferimento è a Cesare Bovo, il grande ex, che potrebbe essere anche convocato per la panchina, e Beibek, che dopo il forfè di domenica scorsa per un affaticamento muscolare dovrebbe essere convocato, ma non sicuramente scendere in campo almeno dal primo minuto. Nulla da fare invece per Campagnaro, Gilardino e probabilmente anche Vitturini. Dopo la brutta prova offerta con la Lazio, il trainer adriatico cambierà ancora l'11 da far scendere in campo. Non è da escludere anche un ritorno al modulo 3-5-2, ma al di là dei numeri e degli uomini conterà soprattutto la voglia di dimostrare di essere ancora vivi, nonostante una classifica disperata ed un ambiente depresso. Nel Torino Mihajlovic potrà contare sul ritorno in gruppo di Avelar e Molinaro. Fuori Rossettini infortunato e Baselli squalificato. La società granata ha messo in vendita biglietti a prezzi ridotti per agevolare una maggiore presenza di tifosi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Poche decine invece i supporters biancazzurri che seguiranno la squadra in terra piemontese. Ed ora vediamo l'aggiornamento sul appunto il notiziario Torino-Pescara, allenamento pomeridiano oggi per i biancazzurri agli ordini dell'allenatore Massimo Oddo. I calciatori del Pescara hanno effettuato una robusta seduta tecnico-tattica dopo una prima parte prettamente atletica. Come nei giorni scorsi, anche oggi Campagnaro, Bovo, Gilardino e Baebek hanno effettuato lavoro differenziato, ma i quattro calciatori salteranno, quindi ufficiale, salteranno la sfida di domenica in casa del Torino. Intanto domani la squadra tornerà ad allenarsi come da un mese a questa parte a porte chiuse, nessun tesserato, Oddo compreso, rilascerà dichiarazioni prima della partita in terra piemontese.
In Lega Pro invece, sconfitta per i biancorossi ai gironi di Coppa, in Coppa Italia con l'Ancona dopo ai rigori, quindi dopo una gara contrassegnata da tanti errori, ora il pensiero è però rivolto alla decisiva gara di campionato di lunedì prossimo a Fano. Jacopo Forcella. A poche ore dall'eliminazione dalla Coppa Italia per il Teramo è di nuovo tempo di campionato. Iniziamo dalle buone notizie in casa biancorossa. Nel pomeriggio in cui esce sconfitto dal dischetto contro l'Ancona, il Diavolo può parzialmente sorridere guardando ai recuperi di campionato di ieri pomeriggio. Le vittorie di Gubbio e Maceratese rispettivamente su Lumezzana e Modena lasciano il fondo della classifica invariato, con il Teramo, unica squadra insieme al Pordenone con una partita da recuperare, in grado di compiere il doppio sorpasso sulle dirette concorrenti. Ma per la sfida contro i Veneti ci sarà tempo, o meglio pensare, a quello che potrebbe accadere lunedì sera al Mancini di Fano, quando il Diavolo andrà a far visita ai Granata di Agatino Cuttone, squalificato per l'occasione. Nei marchigiani in dubbio Favo, Filippini e soprattutto Bellemo, che ha un problema al dito del piede, ieri, insieme agli altri due compagni di squadra, ha svolto lavoro a parte. Ma a Fano il clima è quello dei grandi appuntamenti, per questo la società marchigiana ha abbassato i prezzi dei biglietti per assistere alla gara delle ore 18:30. È uno scontro diretto importantissimo, giochiamo contro una squadra che si è rinforzata discretamente nel mercato di gennaio, come del resto abbiamo fatto noi, e i sconti diretti adesso sono assolutamente da non sbagliare, perché il risultato fa la differenza. Andiamo lì a Fano, mi auguro che i giocatori siano sempre più convinti di quello che fanno, oggi me l'hanno ulteriormente dimostrato, e quindi andremo lunedì a Fano sapendo che sarà una partita molto difficile, come tutte, ma abbiamo le possibilità di andare a vincere. Il Teramo invece, con Spighi certamente ancora out e Branduani in dubbio, nella gara contro l'Ancona ha risparmiato Barbuti, ma spremendo Sansovini per 120 minuti. Probabile dunque che l'ex Lumezzane possa partire dall'inizio insieme a Tempesti, che finora ha destato ottime impressioni. Tornerà il capitano Ivan Speranza nel pacchetto arretrato, mentre in mediana, insieme ad Amadio e Di Paolo Antonio, spazio a Ilari, uno dei migliori nella gara di Coppa. A provare ad innescare le punte ci sarà Carraro, ma c'è ancora qualche allenamento da sfruttare per avere le idee più chiare, anche perché al Mancini non ci sono alternative. O il Teramo fa risultato, recupera terreno e prova ad invertire la tendenza, altrimenti le conseguenze sportive e tecniche potrebbero essere devastanti. In Serie D, dopo 6 risultati utili di fila, il Pireto è caduto nel recupero di ieri pomeriggio ad Agnone. I molisani si sono imposti per 3-0 in un match dominato. Andrea Costantini. Dopo 6 risultati utili consecutivi cade il Pineto. Cadagnone cede all'Olimpia per 3-0, complice la giornata no di tutta la squadra, ma in particolare del portiere Mazzocchetti, che vede cadere la sua imbattibilità dopo una serie di partite da assoluto protagonista. Amaolo cambia 4/11 della squadra vista con la Jesina, rinnovato l'attacco con Ganci e Cercelluti, dentro anche Proietti e Malocu, in panchina Cacciatore, Emili, Palumbo e Assogna. Nell'Agnonese l'ex Leccese Rullo guida la difesa, Margarita l'attacco affiancato da Guida. La compagine molisana subito pige sull'acceleratore, è ricamato prima e Margherita poi, da calcio piazzato, saggiano i riflessi di Mazzocchetti, che in entrambi i casi si salva in corner. Al quarto d'ora si fa vedere il Pineto con Cercelluti, che conclude alto dopo aver rubato palla a Rullo. Al 20° il risultato si sblocca, Mazzocchetti non trattiene il tiro di Di Lollo e poi va al contrasto con Margherita. Per il direttore di gara c'è il fallo dell'estremo pinetese e dunque calcio di rigore che lo stesso Margherita trasforma, fermando a 578 minuti l'imbattibilità dello stesso Mazzocchetti, che continua ad avere ancora problemi nelle prese, e addirittura al 36° la giornata del portiere si fa nerissima quando col pugno devia nella propria porta il corner di Guerra per il 2-0. A questo punto il Pineto ha un doppio sussulto, prima col colpo di testa di Pisani, quindi con il contropiede di Ganci dopo uno svarione di Rullo, ma l'11 Adriatico non riesce ad accorciare le distanze prima dell'intervallo. 2-0 dunque al riposo. Nei primi minuti della ripresa il tecnico Amaolo cambia l'attacco con l'inserimento di Cacciatore e Palumbo per Ganci ed Esposito, ma i padroni di casa controllano e sfiorano il tris con Margherita. Mazzocchetti dice no. La gara del Pineto si chiude in sostanza tra il 32° e il 34°. Palumbo spreca l'azione personale di Cercelluti, prima liscia e poi prende il palo, quindi Fiumara a terra Margherita e rimedia il secondo giallo. Pineto in 10 uomini è colpito per la terza volta da Guida nel finale. L'attaccante è lesto nel tap-in dopo la respinta di Mazzocchetti sul tiro cross di Page. L'Agnonese di Del Grosso torna a vincere al Civitelli a distanza di quasi 2 mesi. Per il Pineto la necessità di cancellare il pomeriggio molisano per cercare il riscatto domenica prossima sul campo della San Maurese. Una prestazione al di sotto delle aspettative, sapevamo che era una partita difficile perché Agnone è un campo difficilissimo, dovevamo avere un'altra interpretazione della gara, purtroppo non l'abbiamo avuta e quindi il risultato è
forse un po' troppo pesante, perché noi un paio di situazioni clamorose le abbiamo avute anche per riaprire la partita sul 2-0 a tu per tu con il portiere, e forse se avessimo segnato magari la partita poteva cambiare, oppure potevamo sperare fino alla fine. Invece è stata una giornata no in tutti i sensi. Poi i ragazzi hanno fatto la differenza in campo con gli obiettivi che gli ho sempre detto, che la prima cosa è la salvezza. Prima arriviamo alla salvezza e più ci possiamo divertire. Lagnone, quando vuole e scende in campo determinato, può fare risultati con tutti. Contro una grande squadra, è vero, il Pineto veniva da sei partite senza aver preso gol, addirittura ha vinto fuori casa bene. Diciamo che mi aspettavo un Pineto pimpante, diciamo, non all'arrembaggio perché conosco bene l'allenatore, però sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Poi dopo la prestazione vengono anche i gol. E dopo un giorno di riflessioni e silenzi, stamattina il tecnico dell'Aquila Calcio Massimo Morgia e l'amministratore unico Antonio Ranucci hanno rotto gli indugi e diffuso due comunicati stampa a seguito delle indiscrezioni su un presunto diverbio. A luglio del 2016, afferma Morgia nella nota fatta di stralci di una relazione presentata alla società del presidente Corrado Chiodi il 28 dicembre, cioè alla fine del girone di andata, nell'accettare l'incarico di allenatore dell'Aquila Calcio, posi come condizione primaria e fondamentale la possibilità di poter giocare ed allenarmi nel nuovo impianto Grassasso d'Italia insieme alla formazione Juniores. Inoltre chiesi che i rimborsi fossero pagati con puntualità e precisione. La gestione delle normali e comuni difficoltà, a giudizio di chi scrive, deve essere gestita con chiarezza e trasparenza e soprattutto con unità di intenti, visto che le aspettative della dirigenza, dell'intera piazza e mie personali sono notevolmente cresciute. Esorto tutte le componenti a non tralasciare i più piccoli particolari, né formali e soprattutto sostanziali, perché il fare o perdere anche solo un punto potrebbe fare la differenza tra vincere e perdere un campionato. Ricordo che i punti non li fanno solo i giocatori e i tecnici, ma ognuno nel suo ruolo specifico. L'aspetto che comunque incide maggiormente è la capacità di mantenere serenità ed entusiasmo nell'intero ambiente, cosa che purtroppo per scarsa sensibilità di qualcuno troppe volte è venuta meno. Inizia così invece la nota dell'amministratore unico dell'Aquila Calcio Antonio Ranucci. È il mio quarto campionato, sia pure in epoche diverse, ma qua all'Aquila non ho mai rilasciato una sola intervista perché preferisco il lavoro oscuro dietro le quinte, ed in questa occasione, visto che qualcuno mi ha tirato in ballo, mi limito ad affidarmi ad un comunicato stampa. Sono tornato all'Aquila con molto entusiasmo, lasciando tra l'altro e poco elegantemente dalla mattina alla sera un altro incarico sempre in ambito calcistico che avevo, ma ho purtroppo ritrovato, dopo tre anni di assenza, una società dilaniata sotto ogni punto di vista. Ho forse inconsciamente avuto coraggio, ho assunto la carica di amministratore unico ed ho affrontato ogni giorno difficoltà economiche indicibili di ogni genere e tipo, assumendomi insieme al direttore generale responsabilità che andavano sicuramente oltre quelle del ruolo ricoperto. Ora, dopo quasi due anni, grazie ad una proprietà seria, disponibile e responsabile, continua Ranucci, si può orgogliosamente affermare che l'Aquila Calcio non è più una vettura fuori controllo che sbanda paurosamente, bensì un sodalizio che si è dato una struttura e fisionomia e che, pur tra innegabili e persistenti enormi difficoltà, a volte in cassa non ci sono le risorse neppure per le più elementari necessità, ed il sottoscritto e il direttore generale non esitano a frugare nelle loro proprie personali tasche, per non dire di qualche firmetta bancaria, e questo non per assillare troppo i soci, il cui generoso e costante sostegno ha comunque consentito di imboccare una via ora ben tracciata, anche se ancora lunga, che porterà di certo ad un risanamento societario. Non mi preoccupo di questioni tecniche, ma ho una grande passione per la squadra. Non so cosa darei per vincere questo campionato, oltre che per rispetto del corposissimo e quasi insostenibile investimento affrontato, anche perché sono certo che la Lega Pro faciliterebbe l'opera di risanamento per la quale spesso sono anche costretto a mostrare i muscoli. A mio avviso, conclude, se vogliamo veramente risanare l'Aquila Calcio e se a questa vogliamo veramente tutti bene, i sacrifici devono farli ognuno di noi. Ed è tutto per questa seconda edizione del TG6, l'appuntamento con l'informazione, ricordo, torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.